Ciao a tutti da Katia. Allora, bentornati nel mio canale. Oggi vi presento il mio nuovo progetto. Ho realizzato una maglia con il filato della Mistricomis Baby Soft. È un filato che ho già usato ho già fatto un vestito, il mio vestito Futura. Mi sono trovata bene, quindi oggi ve lo ripropongo. Allora, questo filato si presenta ogni gomitolo da 50 grammi ed è 175 metri. Leggo perché non voglio sbagliare. Quindi la composizione di questo filato è 100% cotone soft pettinato, gasato, mercerizzato. L'etichetta consiglia l'uncinetto ai ferri del 3,3,5. Io per il mio progetto ho scelto il colore numero 2. Comunque, se contattate la merceria Penelope di Simona Maddarena, vi lascio poi il numero di telefono, così potete contattare la merceria e chiedere altre tonalità di colori. Questo è un filato molto bello, molto morbido. Io me ne sono innamorata, ecco perché lo uso, adesso lo uso spesso. Questo è molto leggero e fresco, è anche pensato, diciamo, è un filato pensato anche per i bambini, quindi possiamo realizzare dei vestitini, delle copertine, ma anche per adulti, quindi possiamo fare dei maglioncini, dei top, scialli, insomma, possiamo sbizzarrire la nostra fantasia, perché è un filato veramente ottimo. Allora, per quanto riguarda la mia maglia, vi dico come ho realizzato la mia maglia. Anzi, scusatemi. Allora, vi dico che il filato lo potete trovare nella merceria Penelope di Simona Maddarena. La merceria si trova a Terni in Corso Vecchio 126. Nel box informazioni vi lascio il numero di telefono, appunto, per contattare la merceria se volete acquistare il mio stesso filato. Ok? Allora, torno alla mia maglia. La maglia è molto semplice da fare, da lavorare, perché sono partita dal basso, quindi ho preso la circonferenza dei fianchi e del seno, quindi, e sono partita dalla misura maggiore. Allora, ho lavorato in tondo, quindi sono partita dal basso, ho lavorato in tondo fino ad arrivare a metà seno, dopodiché ho cambiato punto. E diciamo, ho diviso il mio lavoro, ho il davanti e il dietro, poi ho lavorato separatamente. Dopodiché ho cucito le spalle e poi ho ripreso i punti e ho fatto anche le maniche. All'inizio non volevo fare le maniche, volevo fare diciamo una maglia, uno smanicato, ecco. Poi invece ho deciso di fare le maniche perché con questo punto mi piaceva di più con le maniche. Ok, è un progetto, a me è piaciuto molto, anche perché a questo punto io l'ho già lavorato, ho fatto un vestito che trovate nel mio canale e quindi ho voluto abbinare questi due punti. Ho preso spunto da altri tutorial, il punto gelsomino, ho preso spunto da Oana Bonaccorsi. E quindi mi è piaciuto molto questo punto e l'ho voluto fare. Ok, e poi questo, il punto della parte superiore dello sprone, le maniche, diciamo che io ho lo schema e quindi sono andata a seguire, ho seguito lo schema. Ecco, però per quanto riguarda il punto gelsomino, mi sono ispirata a Oana Bonaccorsi per il suo punto nel suo canale. Ok. Va bene, io vi lascio il tutorial, spero che questo progetto vi piaccia e che lo volete realizzare anche voi. Se è così, prendiamo in mano l'uncinetto, io ho usato l'uncinetto del 3,5 e possiamo iniziare con il lavoro. Allora, iniziamo a fare delle maglie alte doppie, facciamo dei gruppetti di maglie alte doppie chiuse insieme. Allora, inizio con 5 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5. Due volte filo sull'uncinetto. Vado nella prima catenella, quindi inserisco l'uncinetto, prendo il filo e faccio una maglia alta doppia, però non chiusa. Quindi esco da 2 ed esco da 2.
due volte filo sull'uncinetto, rientro. Allora. Ok. E faccio, esco da due ed esco da due. E adesso chiudo le mie maglie, così. Poi 1, 2, 3, 4, due volte filo sull'uncinetto. Vado nella prima catenella e lavoro una maglia alta doppia non chiusa, quindi esco da 2 ed esco da 2. Ancora due volte filo sull'uncinetto, rientro nella catenella, prendo il filo, esco da 2 ed esco da 2. Quindi 3 maglie alte doppie non chiuse. Adesso prendo il filo e chiudo. 1, 2, 3, 4 e ripeto. Quindi vado nella prima catenella, prendo il filo, esco da 2 ed esco da 2. Ancora due volte filo sull'uncinetto, rientro nella catenella, esco da 2 ed esco da 2. E adesso chiudo le mie maglie. 4 catenelle e ripeto. Vado nella prima catenella, esco da 2, esco da 2, rientro, esco da 2 ed esco da 2. Così. Quindi io adesso con questo filato, che poi è lo stesso, vi faccio un campione. Quindi non dobbiamo seguire un multiplo. Fate tante maglie alte doppie fino alla circonferenza dei vostri fianchi o del seno. Vi ricordo sempre che dovete partire dalla misura maggiore, ok? Quindi io faccio un po' di questi motivi e poi andiamo avanti. Ok, allora io ho fatto un po' di gruppetti di maglie alte doppie chiuse insieme. Adesso le giro così tutte dritte, le metto dritte così e le chiudo a cerchio. Quindi vado a chiudere nella prima catenella iniziale, chiudo a cerchio, faccio una maglia bassissima. Ora faccio 1, 2, 3, 4 catenelle, rientro nella stessa catenella dove ho fatto la maglia bassissima e faccio una maglia alta doppia non chiusa, rientro ancora maglia alta doppia non chiusa. Adesso chiudo le mie maglie 1, 2, 3, 4, due volte filo sull'uncinetto e vado nella prima catenella delle 4 e lavoro la maglia alta doppia non chiusa. Ancora due volte filo sull'uncinetto, rientro nella catenella, esco da 2 ed esco da 2, però non chiudo le mie maglie. Due volte filo sull'uncinetto. Adesso vado qui dove ho lavorato il primo gruppetto di 3 maglie alte, entro e lavoro ancora 3 maglie alte doppie non chiuse, quindi 1, 2, 3. Due volte filo sull'uncinetto, salto, queste le ho aperte troppo, vado qui nella catenella e faccio 3 maglie alte doppie non chiuse, 1, 2, 3. Quindi adesso chiudo tutte le mie maglie così 1, 2, 3, 4, due volte filo sull'uncinetto. Vado qui dove ho appena chiuso le maglie, si è formato questo anellino. Quindi entro e lavoro ancora 2 maglie alte doppie non chiuse. Due volte filo sull'uncinetto. Adesso vado qui e lavoro ancora 3 maglie alte doppie, però non le chiudo. 1, 2, 3. Due volte filo sull'uncinetto, vado qui in questo anellino e lavoro le 3 maglie alte doppie, però non le chiudo. 1, 2, 3. E adesso chiudo tutte le mie maglie così 1, 2, 3,
3, 4, due volte filo sull'uncinetto, vado nell'anellino qui, proprio in questo anellino dove ho chiuso tutte le maglie, e lavoro le due maglie alte doppie non chiuse. Le 4 catenelle ovviamente sono la prima maglia alta doppia. Ancora due volte filo sull'uncinetto, adesso vado proprio qui, lavoro 3 maglie alte doppie non chiuse. 1, 2, 3. Ancora due volte filo sull'uncinetto, vado qui nel prossimo foro, qui è dove abbiamo fatto le catenelle, e quindi lavoro 3 maglie alte doppie non chiuse. 2, 3. Quindi mi trovo 1, 2, 3 gruppetti di 3 maglie alte doppie e adesso chiudo. Vi faccio rivedere. 1, 2, 3, 4. Filo sull'uncinetto due volte, vado nell'anellino qui proprio dove ho chiuso le maglie, faccio ancora 2 maglie alte doppie non chiuse. Vado proprio qui, entro e lavoro 3 maglie alte non chiuse. 1, 2, 3. Ancora due volte filo sull'uncinetto, vado, salto le 3 maglie, vado nel foro qui, questo piccolino, e faccio 1, 2, 3. Quindi ho 3 gruppetti, 1, 2, 3, e adesso chiudo. 1, 2, 3, 4 e ricomincio. Ok, ci ritroviamo alla fine del giro. Eccomi, allora sono quasi alla fine del giro, quindi devo fare ancora l'ultimo fiore, quindi 1, 2, 3, 4. Vado nell'anellino e faccio le maglie alte doppie. Ancora due volte filo sull'uncinetto, vado giù e vado proprio qui e lavoro 3 maglie alte doppie. 1, 2, 3. Adesso chiudo. Vado a chiudere proprio qui dove abbiamo iniziato, quindi entro, prendo il filo e chiudo tutte le maglie così. Ora 1, 2, 3, 4, due volte filo sull'uncinetto, vado nell'anellino e faccio le 3 maglie alte doppie. 1, 2, quindi la prima la chiudo sempre. Ora 1, 2, 3, 4, due volte filo sull'uncinetto, vado nella catenella e faccio 2 maglie alte doppie non chiuse. 1, 2, filo sull'uncinetto due volte, vado proprio qui e lavoro 1, 2, 3. Filo sull'uncinetto due volte e adesso vado qui al centro dei petali, quindi faccio 1, 2, 3 e chiudo. Ancora 1, 2, 3, 4, filo sull'uncinetto due volte, vado proprio qui dove abbiamo chiuso le maglie, quindi entro, faccio 2 maglie alte doppie non chiuse, quindi le 4 catenelle sono la prima maglia alta doppia. Vado giù e vado qui e lavoro le 3 maglie alte doppie, 2, 3, prossimo, 1, 2, 3 e chiudo. Ok,
Vado avanti per tutto il giro, quindi ci ritroviamo alla fine del giro, vi faccio rivedere come chiudere il giro, poi andate avanti da sole, va bene? Eccomi, sono alla fine del mio giro, quindi ho fatto due gruppetti di 3 maglie alte lavorate a metà. Adesso vado a chiudere qui nel primo che abbiamo fatto le 3 maglie alte e poi le abbiamo chiuse, quindi vado a chiudere proprio qui, vado nella catenella e chiudo tutte le maglie così. Adesso ricominciamo 1 2 3 4 catenelle e lavoro le maglie alte non chiuse, le maglie alte doppie così, e adesso chiudo 3 maglie 1 2 3 4 vado nella prima catenella e lavoro 3 maglie alte doppie lavorate a metà, così esco da 2 ed esco da 2, filo sull'uncinetto, vado proprio qui dove ho lavorato le 3 maglie chiuse e faccio 1 2 3, vado qui dove abbiamo i 3 petali. E adesso chiudo. Eccomi, allora sono alla fine del giro, vi faccio rivedere come chiudere il giro e iniziare di nuovo il giro, ricominciare il giro. Quindi ho fatto due gruppetti di 3 maglie alte lavorate a metà. Adesso vado a chiudere qui dove abbiamo le 3 maglie alte chiuse insieme. Questo è quando abbiamo iniziato con 3 maglie alte e poi abbiamo chiuso. Quindi vado nella catenella e chiudo tutte le mie maglie così. Adesso 1 2 3 4 rientro nel foro e faccio 3 maglie alte e le chiudo 3 maglie alte chiuse insieme così. 1 2 3 4 vado nella prima catenella e lavoro ancora le 2 maglie alte lavorate a metà, quindi esco da 2 ed esco da 2 e le lascio aperte così. Adesso due volte filo sull'uncinetto, vado qui nel foro e faccio le 3 maglie alte lavorate a metà, quindi non le chiudo. Vado qui nel foro e lavoro ancora 3 maglie alte non chiuse. Ecco, e adesso chiudo tutte le mie maglie, 3 catenelle, scusate, 4 catenelle, e ricomincio le maglie alte doppie. Vado qui, 1, 2, 3. Vado nel prossimo foro, quindi dobbiamo fare 3 petali, 2, 3, e adesso chiudo. Ok, allora dobbiamo andare avanti con questa lavorazione fino ad arrivare all'altezza degli scalfi. Ok, quindi man mano che andate avanti lo provate. E poi quando arrivate all'altezza degli scalfi poi cambiamo punto, facciamo un altro punto. Intanto io vado avanti con il mio lavoro e poi ci ritroviamo. Rieccomi, allora io ho lavorato per 28 centimetri, quindi partendo ho preso la misura dal punto vita fino ad arrivare a metà seno. Ok, quindi ho lavorato per 28 centimetri, adesso cambio punto, quindi voi man mano che andate avanti lo provate. Quando arrivate a metà seno vi fermate. Allora facciamo in questa maniera,
Io ho chiuso il mio giro, quindi ho fatto i miei fiori. Adesso faccio una catenella, allungo la maglia, vediamo se riesco ad avvicinarlo un attimino. Ok, prendo il filo, rientro nella maglia e porto su il filo, così la maglia, quindi 1 2 3 4, li faccio belli cicciottelli. Allora 4, prendo il filo e chiudo, 1 2 3 catenelle. Adesso vado qui dove abbiamo i due gruppetti di 3 maglie alte chiuse insieme, qui faccio 1 2 3 4. Adesso prendo il filo, chiudo tutte le maglie e lascio 2 punti sull'uncinetto, e adesso chiudo 1 2 3, e faccio la stessa cosa qui, 1 2 3 4, e chiudo 1 2 3 catenelle. Vado qui nel foro piccolino dove abbiamo le maglie chiuse insieme e ripeto 1 2 3 4, e chiudo così. Quindi vado avanti così per tutto il giro. Ecco, allora sono alla fine del giro, ho fatto il mio punto puff, adesso 3 catenelle e vado a chiudere qui nel punto puff. Faccio una maglia bassissima. Adesso faccio 2 catenelle che sono la prima mezza maglia alta, vado qui nelle 3 catenelle e lavoro una mezza maglia alta, lavoro la seconda, lavoro la terza e una quarta sul punto puff. Qui vado nelle 3 catenelle, lavoro 3 mezze maglie alte, 1 2 3, una mezza maglia alta nel punto puff. Continuo così per tutto il giro. Ok, rieccomi. Allora ho finito il mio giro di mezze maglie alte, vado a chiudere nella seconda catenella con una maglia bassissima. Ecco, e questo è, abbiamo finito questo giro, questo motivo, perché adesso dobbiamo lavorare un altro punto. Ok, ora dobbiamo dividere il nostro lavoro, dobbiamo dividere il davanti e il dietro, quindi contiamo i nostri motivi e mettiamo dei marcapunti proprio qui sotto le braccia. Ok, perché poi lavoriamo il davanti e il dietro separatamente. Rieccomi. Allora io mi trovo 34 motivi, 34 punti puff, quindi ho diviso il mio lavoro, ho fatto 17 punti puff davanti e 17 punti puff dietro. Questo è il mio sottobraccio, quindi lascio questo spazio per lo scalfo. Ok, è la stessa cosa ho fatto da questa parte. Quindi mi restano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 motivi davanti, perché qui, come ho già detto, ho messo dei marcapunti sotto il braccio. Ora iniziamo l'altro punto, però iniziamo sul rovescio del lavoro. Iniziamo da qui. Quindi faccio 1, 2, 3 catenelle, maglia seguente, quindi le 3 catenelle come sempre sono la prima maglia alta, poi vado nella maglia seguente e faccio una maglia alta, salto 1, 2, 3, nella quarta maglia lavoro una maglia bassa, filo sull'uncinetto, salto 1, 2, 3, nella quarta maglia lavoro 7 maglie alte,
quindi lavoro le 7 maglie nella stessa maglia di base. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Salto 1, 2, 3 nella quarta maglia, maglia bassa. E ancora 1, 2, 3 nella quarta, 7 maglie alte. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Salto 3 maglie e nella quarta una maglia bassa. Vado avanti così fino ad arrivare al mio marcapunti, ok? Quindi lavoriamo una maglia bassa, salto 3 maglie, nella quarta 7 maglie alte. Ancora salto 3 maglie di base, nella quarta lavoro una maglia bassa. Ci ritroviamo quando arrivo al mio marcapunti. Eccomi, allora sono quasi al mio marcapunti. Sto lavorando le 7 maglie, 2, 4, 6, 7 maglie alte. Quindi 1, 2, 3, salto 3 maglie, vado nella quarta e lavoro una maglia bassa. Poi ancora 1, 2, 3. Allora, se alla fine diciamo il multiplo non corrisponde, non ha importanza, non è importanza, siamo al primo giro e quindi non ha importanza. Allora finisco con 2 maglie alte, quindi salto le ultime 2 maglie e faccio 2 maglie alte per fare il bordino. Ora 1, 2, 3 catenelle, giro e lavoro sul dritto, così vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta. Quindi alla fine, all'inizio e alla fine lavoriamo 2 maglie alte. Vado qui nella maglia bassa, giro il filo sull'uncinetto 4 volte, 1, 2, 3 e 4, e vado nella maglia bassa e lavoro una maglia alta quadrupla. Quindi prendo il filo, esco da 2, esco da 2, esco da 2, esco da 2 ed esco da 2, quindi esco da 2 5 volte. Allora adesso facciamo una catenella e 3 volte filo sull'uncinetto. Allora giro leggermente il lavoro, vedete qui abbiamo fatto la maglia alta quadrupla, ok? Quindi abbiamo questi nodini, non so se si riesce a vedere. Vado nel primo, proprio qui entro dentro questi due nodini e lavoro una maglia alta tripla. Quindi prendo il filo, esco, poi esco da 2, esco da 2, esco da 2 ed esco da 2. Una catenella, 2 volte filo sull'uncinetto. Vado qui dove ho lavorato la maglia alta tripla, vado proprio qui. Vi faccio rivedere qui così, entro qua e lavoro una maglia alta doppia, una catenella, una volta filo sull'uncinetto e vado qui. Prendo il filo e lavoro una maglia alta. Adesso faccio 2 catenelle. Qui dove ho lavorato la maglia alta, vado dove abbiamo i due nodini, proprio qui. Entro e lavoro una mezza maglia alta. Quindi abbiamo lavorato metà. Adesso dobbiamo lavorare anche dall'altra parte. Allora faccio una catenella, qui ho lavorato la maglia alta, quindi abbiamo lavorato una maglia alta doppia, maglia alta tripla, così. Quindi vado qui nella maglia alta, questa è la mezza maglia alta, quindi vado nella maglia alta e lavoro una maglia alta, una catenella. Adesso lavoro
una maglia alta doppia nella maglia alta doppia, qui. Una catenella. Qui abbiamo lavorato la maglia alta tripla e lavoro la maglia alta tripla, quindi tre volte filo sull'uncinetto e lavoro la maglia alta tripla. Ecco, adesso una catenella, vado al centro delle 7 maglie alte, quindi 1 2 3 nella quarta maglia lavoro una maglia bassa, così, una catenella, e adesso ripeto, quindi 4 volte filo sull'uncinetto, 3 4, vado nella maglia bassa e lavoro una maglia alta quadrupla, quindi mi viene anche male dirlo. Allora esco da 2, esco da 2, esco da 2, esco da 2 ed esco da 2. Ecco, e avevo fatto la maglia, una catenella. Adesso 3 volte filo sull'uncinetto, vado qui dove ho lavorato la maglia alta, entro dentro i due nodini, quindi faccio una maglia alta tripla, una catenella, 2 volte filo sull'uncinetto e adesso entro qui. Una catenella, allora scusate un attimo, lavoro una maglia alta, 2 catenelle, quindi vado qui dove ho lavorato la maglia alta e faccio una mezza maglia alta, così, una catenella. Qui abbiamo lavorato la mezza maglia alta, quindi questa è la maglia alta e lavoro una maglia alta proprio qui, una catenella, una maglia alta doppia, una catenella, 3 volte filo sull'uncinetto e vado a lavorare la maglia alta tripla nella maglia alta tripla, così. Una catenella, vado al centro del ventaglietto, vado nella quarta maglia alta e lavoro una maglia bassa. Ora una catenella, vi faccio rivedere come dobbiamo lavorare questo punto che non so come si chiama. Allora vado qui nella maglia bassa, entro e lavoro la maglia alta quadrupla, quindi esco da 2, esco da 2, esco da 2, esco da 2 ed esco da 2, quindi sono uscita da 2 5 volte. Una catenella, 3 volte filo sull'uncinetto, vado qui, entro qui, proprio qui, e faccio una maglia alta tripla, una catenella, 2 volte filo sull'uncinetto, ho lavorato la maglia alta tripla, vado qui dove abbiamo i due nodini e lavoro la maglia alta doppia, una catenella, vado sopra la maglia qui dove abbiamo due nodini e lavoro una maglia alta, 2 catenelle, una mezza maglia alta proprio qui dove abbiamo le due costine, una catenella, quindi qui abbiamo lavorato la mezza maglia alta, adesso qui lavoro la maglia alta, una catenella, maglia alta doppia qui dove abbiamo lavorato la maglia alta doppia, una catenella, 3 volte filo sull'uncinetto e lavoro la maglia alta tripla nella maglia alta qui, e abbiamo completato. Ora faccio una catenella, una maglia bassa al centro del ventaglietto, questo è il punto, quindi andiamo avanti così fino ad arrivare al marcapunti.
quindi dobbiamo lavorare la metà. Arriviamo qui dove abbiamo il marcapunti. Allora, rieccomi, sono alla fine del giro, ho lavorato i miei punti, sembra un alberello, una catenella, e adesso lavoro qui le due maglie alte, quindi vado nella prima e lavoro una maglia alta, maglia seguente, maglia alta, ok? Adesso 1, 2, 3 catenelle che sono la prima maglia alta, giro il mio lavoro sul rovescio, vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta, così. Adesso dobbiamo lavorare delle maglie alte in rilievo, maglie alte non chiuse, quindi vado nella prima e lavoro, prendo il filo ed esco da 2, vado nella maglia seguente, prendo il filo ed esco da 2. Maglia seguente, quindi vado sotto la maglia alta, prendo il filo ed esco da 2. Vado nella quarta, prendo il filo ed esco da 2. Adesso chiudo tutte le mie maglie, faccio 3 catenelle. Qui dove abbiamo le due catenelle facciamo una maglia bassa. 1, 2, 3 catenelle. Adesso dobbiamo lavorare tutte queste maglie, queste e queste, saltando la maglia bassa. Quindi vado nella prima maglia, qui, dove abbiamo la maglia alta, la mezza maglia alta, prendo il filo ed esco solo da 2. Maglia seguente, prendo il filo ed esco da 2. Quindi sono 2, 3 e quarta maglia. Salto la maglia bassa e quindi vado a lavorare le 4 maglie da questa parte. Quindi prendo la prima e faccio 1, 2, 3, 4 e adesso chiudo tutte le mie maglie. Allora, se non riuscite a chiuderle tutte in una volta, fate 2 o 3 alla volta. Ora 1, 2, 3 catenelle. Qui abbiamo le due catenelle e facciamo una maglia bassa. 1, 2, 3 e ricomincio a lavorare le mie maglie. Quindi vado nella prima e faccio una maglia alta chiusa a metà, 1, maglia seguente, 2, maglia seguente, 3, maglia seguente, 4. Salto la maglia bassa, vado nel prossimo, chiamiamoli alberelli, sembrano alberelli, quindi vado nel prossimo alberello e faccio 1, 2, 3, 4, così, e adesso chiudo tutte le mie maglie, 1, 2, 3 catenelle, maglia bassa qui dove abbiamo le due catenelle, 1, 2, 3 catenelle e lavoro i miei punti. Vi faccio rivedere. Allora vado nella prima maglia, prendo il filo ed esco da 2, maglia seguente, prendo il filo ed esco da 2, maglia seguente, prendo il filo ed esco da 2, maglia seguente, prendo il filo ed esco da 2. Salto la maglia bassa, vado nel prossimo alberello e lavoro le 4 maglie, 1, 2, 3 e 4, e adesso prendo il filo e chiudo tutte le mie maglie, 1, 2, 3 catenelle, maglia bassa qui dove abbiamo le due catenelle, ok? Bene, ci ritroviamo qui dove mi trovo in marcapunti alla fine del giro. Rieccomi, allora sono arrivata al mio marcapunti, lavoro le mie due maglie alte per il bordino, quindi 1, 2, faccio 3 catenelle per sostituire la prima maglia alta e giro il mio lavoro. Quindi adesso mi trovo sul dritto del lavoro, lavoro una maglia alta nella maglia seguente.
Adesso dobbiamo lavorare delle maglie alte in rilievo. Quindi vado nella prima maglia e lavoro una maglia alta in rilievo retro. Quindi, però non la chiudo, faccio 1, filo sull'uncinetto, 2, filo sull'uncinetto, 3, filo sull'uncinetto. Vado qui dove abbiamo lavorato la mezza maglia alta e qui abbiamo le 2 catenelle e lavoro la maglia alta non chiusa, quindi mi trovo adesso 5 maglie sull'uncinetto e chiudo tutte le maglie così. Faccio 1, 2, 3 catenelle, una maglia bassa nelle 2 catenelle. 1, 2, 3 catenelle. Adesso invece dobbiamo prendere tutte le maglie. Quindi vado nella prima maglia dove abbiamo la mezza maglia alta e lavoro una maglia alta chiusa a metà. Maglia seguente, maglia alta chiusa a metà. Maglia seguente, maglia alta chiusa a metà. Quindi prendo le maglie, quindi metto l'uncinetto dietro al lavoro, passo sulla maglia e prendo il filo così. Salto la maglia bassa e vado qui e lavoro la maglia alta a metà. Maglia seguente, maglia alta chiusa a metà. Maglia seguente, maglia alta chiusa a metà. Maglia seguente, maglia alta chiusa a metà. Allora, scusate. Così. E adesso chiudo tutte le maglie. Così. Faccio 1, 2, 3 catenelle, una maglia bassa qui dove abbiamo le 2 catenelle. 1, 2, 3 catenelle e lavoro tutte le maglie in rilievo dietro, quindi vado nella prima maglia e faccio 1, 2, 3, 4, salto la maglia bassa e vado qui e faccio ancora 1, 2, 3, vado nell'ultima, qui dove abbiamo la mezza maglia alta, e 4. Ora prendo il filo e chiudo tutte le maglie. 1, 2, 3 catenelle, maglia bassa qui dove abbiamo le 2 catenelle. Catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio a lavorare le mie maglie alte in rilievo dietro, quindi vado nella prima, 1, 2, 3, 4. Salto la maglia bassa e vado nel secondo gruppo, quindi 1, 2, 3, vado nell'ultima, 4 e chiudo tutte le maglie, così 3 catenelle, maglia bassa nelle 2 catenelle. Okay? Quindi vado avanti così per tutto il giro, cioè scusatemi, fino qui dove mi trovo il marca punti, perché stiamo lavorando una metà del lavoro. Rieccomi. Allora, io sono quasi alla fine del giro, però vi faccio vedere come dobbiamo chiudere, come dobbiamo finire il giro. Quindi dobbiamo chiudere come abbiamo iniziato. Allora, io qui devo lavorare ancora le mie maglie, quindi faccio 1, 2, 3, 4, salto la maglia bassa, lavoro ancora le 4 maglie, 1,
3 e 4 e chiudo 1 2 3. Allora qui abbiamo le due catenelle, allora, e faccio una maglia bassa 1 2 3 e adesso lavoro 1 2 3 4 maglie 1 2, quindi lavoriamo solo una metà, 3 4 e adesso chiudo una catenella di sicurezza e qui mi trovo le due maglie alte, lavoro le maglie alte 1 2 1 2 3 catenelle e giro il mio lavoro, vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta così. Quindi adesso vi faccio vedere come dobbiamo iniziare di nuovo il giro. Allora, fatte le due maglie alte iniziali, qui dove abbiamo le maglie chiuse insieme lavoriamo 7 maglie alte 1 2 3 4 5 6 7. Ora una maglia bassa qui dove abbiamo la maglia bassa, andiamo qui dove abbiamo le maglie chiuse insieme e lavoriamo 7 maglie alte 1 2 3 4 5 6 7 una maglia bassa qui nella maglia bassa e ripetiamo 7 maglie alte dove abbiamo tutte le maglie chiuse insieme proprio qui e lavoriamo 7 maglie alte 1 2 3 4 5 6 7 una maglia bassa nella maglia bassa, qui abbiamo fatto 3 catenelle, una maglia bassa e 3 catenelle, quindi facciamo qui la maglia bassa così e poi ancora 7 maglie alte qui dove abbiamo le maglie tutte chiuse insieme 1 2 3 4 5 6 7 maglia bassa nella maglia bassa qui, ok, vado avanti così per tutto il giro, eccomi. Allora ho finito il giro, vado e lavoro le due maglie alte finali, quindi il mio bordino, quindi inizio e finisco con due maglie alte. Ora faccio 1 2 3 catenelle, giro il mio lavoro, vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta, una catenella, vado al centro delle 7 maglie alte, lavoro una maglia bassa, una catenella, 4 volte filo sull'uncinetto, quindi adesso ricominciamo a lavorare le maglie alte quadruple, quindi facciamo 1 2 3 4 volte filo sull'uncinetto, vado nella maglia bassa, prendo il filo ed esco da 2 1 2 3 4 5 volte, una catenella, 3 volte filo sull'uncinetto, vado qui dove mi trovo, ho fatto la maglia alta, quindi qui entro dove abbiamo questi due nodini e lavoro la maglia alta tripla
una catenella, due volte filo sull'uncinetto, maglia alta doppia. Una catenella, maglia alta, 2 catenelle, mezza maglia alta, adesso una catenella, una maglia alta, qui dove abbiamo la maglia alta, una catenella, doppia maglia alta, una catenella, maglia alta tripla. Una catenella, una maglia bassa al centro del ventaglietto, qui dove abbiamo le 7 maglie alte. Quindi sto ripetendo dal secondo giro, perché il primo giro sono le 7 maglie alte e una maglia bassa, ok? Quindi dobbiamo andare avanti così fino ad arrivare all'altezza delle spalle. Vi faccio vedere il dritto del lavoro. Ecco, questo è il dritto. Quindi lavoriamo fino ad arrivare all'altezza delle spalle. Finito il davanti, poi lavoriamo anche il dietro, ok? Facciamo la stessa lavorazione anche sul dietro, e poi quando abbiamo le due parti, finiamo le due parti, poi ci ritroviamo. Rieccomi. Allora, io ho lavorato il davanti e il dietro, ho lavorato, allora conto i motivi in questi dove noi abbiamo fatto le maglie in rilievo, quindi 1 2 3 4 motivi, e sono arrivata all'altezza di 18 centimetri. Ora, per chiudere, io vado a cucire solo due motivi, quindi due motivi a destra e due motivi a sinistra, e questa è l'apertura per la testa. Io la voglio abbastanza larga, ok? Quindi adesso vado a cucire questa parte. Rieccomi. Allora, io ho cucito le spalle e nel frattempo ho iniziato a fare anche una manica. A chi piace può fare anche la manica. Io adesso vi faccio vedere come ho iniziato la mia manica. Per il giro manica, per il giro della mia manica, io ho ripreso 8 motivi, ok? Quindi ho preso la misura del braccio e 8 motivi per me vanno più che bene. Allora, a chi non piace la manica, ovviamente lo può lasciare così smanicato, o lo lascia così completamente, oppure può fare un bordino. Allora, quindi inizio da qui, proprio dal sottomanica, qui vado, qui prendo il filo, faccio una catenella, rientro e lavoro una maglia bassa. Quindi salto, qui abbiamo due maglie alte, non so se si riesce a vedere, quindi lo metto così. Qui abbiamo le due maglie alte quando abbiamo iniziato il giro. Io vado qui nel foro piccolo e lavoro 7 maglie alte. Di prendere il filo corto anche, ok, 1 2 3 4 5 6 7, ok, così forse. Adesso salto qui dove abbiamo le due maglie alte e vado nel foro piccolo qui e lavoro una maglia bassa. Salto le due maglie alte, vado nel foro piccolo e lavoro le 7 maglie alte. 2 3 4 5 6 7. Salto le due maglie, vado proprio qui in questo foro piccolino, lavoro la maglia bassa,
salto le due maglie, vado nel foro piccolo e lavoro le 7 maglie alte. 3, 4, 5, 6, 7. Salto le due maglie, vado qui in questo foro piccolino e faccio la maglia bassa. Molto semplice, quindi vado avanti per tutto il giro, facendo bene attenzione, devo ottenere 8 motivi per quanto riguarda la mia manica, ok? Quindi vado avanti, ci ritroviamo alla fine del giro. Eccomi, sono alla fine del giro, quindi ho fatto i miei 8 motivi. Adesso chiudo qui nella maglia bassa, quindi ho iniziato con una maglia bassa. Faccio, allora vado al centro del ventaglietto delle 7 maglie alte, così, con delle maglie bassissime, faccio una catenella, rientro e lavoro una maglia bassa, una catenella, 1 2 3 4 volte filo sull'uncinetto, vado nella maglia bassa e lavoro la maglia alta quadrupla, una catenella, 3 volte filo sull'uncinetto, vado qui alla base della maglia alta e lavoro una maglia alta tripla, una catenella, 2 volte filo sull'uncinetto, vado qui dove abbiamo questi nodini, quindi vado nel primo nodino e lavoro una maglia alta doppia, una catenella, vado nel primo nodino e lavoro una maglia alta, 2 catenelle, qui abbiamo la maglia alta e qui si è formato questo nodino, quindi io vado nel nodino, prendo il filo e lavoro una mezza maglia alta, una catenella. Adesso riprendo a lavorare quello che ho fatto qui, quindi qui ho lavorato la maglia alta e lavoro una maglia alta, una catenella, 2 volte filo sull'uncinetto, lavoro una maglia alta doppia qui dove ho lavorato la maglia alta doppia, una catenella, 3 volte filo sull'uncinetto, una maglia alta tripla nella maglia alta tripla, una catenella, una maglia bassa al centro delle 7 maglie alte, una catenella e ricomincio a lavorare non so come definirlo, un alberello, ecco. Ok, quindi il punto lo sapete e quindi dovete lavorare sempre a giro. Quando vi trovate sul dritto del lavoro dovete lavorare poi qui le maglie alte in rilievo dietro, ok? Quindi la lavorazione lo sapete, quindi è facile. Io adesso faccio il giro, ci rivediamo alla fine del giro, vi faccio vedere come dobbiamo lavorare poi il secondo giro. Bene, finito il giro, chiudo con una maglia bassissima nella maglia bassa, così. Adesso arrivo qui con una maglia bassissima nella prima maglia, poi vado dietro al lavoro in questa maniera, passo sulla maglia, prendo il filo dietro e chiudo e faccio una maglia bassissima, 3 catenelle. Adesso lavoro le 3 maglie che mi restano, quindi faccio una maglia alta non chiusa, maglia seguente, maglia alta non chiusa, maglia seguente, maglia alta non chiusa. Adesso chiudo tutte le maglie, 1 2 3 catenelle, una maglia bassa qui nelle 2 catenelle, 3 catenelle ancora. Adesso lavoro tutta questa parte, quindi lavoro questa metà e l'altra metà, ok? Quindi faccio 1 4, salto la maglia bassa e ricomincio dall'altra parte, quindi faccio 1
due, tre, quattro. E adesso chiudo tutte le maglie così, 1 2 3 catenelle, una maglia bassa qui dove abbiamo le due catenelle, 3 catenelle ancora e poi ricomincio a lavorare. Ok, il punto lo sapete, però ve l'ho fatto rivedere. Bene, dopo questo, dopo fatte le maniche qui, penso che non c'è bisogno di fare bordino, perché così è già, così è come dire, merlettato, quindi già fa da bordino. Decidete le maniche quante le volete lunghe, se volete fare la manica corta, tre quarti, se volete la manica lunga, oppure se non la volete fare affatto, ok? Perché anche smanicato va bene, sta benissimo. Bene, dopo questo, qui se volete potete continuare la lavorazione, riprendete la lavorazione e potete allungare la maglia. All'inizio volevo fare un'altra lavorazione, sono sincera, e sapete che io inizio con un lavoro, poi man mano che vado avanti cambio idea, cambio un pochino, insomma faccio un po' di rivoluzione, ecco. Però questa volta ho deciso che voglio continuare con questo punto e quindi la voglio allungare. Non so ancora se farò un vestito oppure se farò più come una casacchina, ecco. Ancora devo decidere. Comunque, voi se volete la lasciate così oppure fate un bordino. La potete lasciare così perché così va anche bene. Non è... è anche carina in questa maniera. Va bene? Bene. Io vi saluto, vi ringrazio per avermi seguito e spero che al più presto ci rivediamo con un nuovo tutorial. Un bacione a tutti, ciao!